Buongiorno, buongiorno. Oggi è sabato 18 luglio, rassegna stampa di Video 33, nuovo appuntamento quindi con la nostra informazione. Cielo sereno su gran parte del territorio altoatesino. Attenzione, previsti ancora temporali nel tardo pomeriggio, temperature in linea con la giornata di ieri. Incidente stradale questa notte intorno alle 1 sulla corsia sud dell'autostrada del Brennero, all'altezza dell'abitato di Vadena. 5 persone ferite, di cui una grave dopo lo scontro tra due pulmini adibiti a trasporto persone. Autostrada chiusa per 2 ore, la situazione è tornata alla normalità intorno alle 3. Sempre per quanto riguarda la cronaca nera, andiamo a vedere goinfo.it, il nostro portale internet, per raccontare i dettagli dell'incidente della scorsa notte all'altezza dello stabilimento Mila a Bolzano, Bolzano Nord. Sperona l'auto, 2 automobili della polizia sono state speronate da un SUV guidato da un minorenne che aveva preso l'automobile dai genitori, ovviamente senza permesso. 3 le persone arrestate, tutte poi rilasciate dalle forze dell'ordine. Sempre per gli incidenti ancora con goinfo.it, schianto ieri sulla Meibo, 2 feriti, traffico in tilt. Vedete quello che rimane di una delle automobili coinvolte in questo incidente sulla superstrada Merano-Bolzano, ovviamente traffico bloccato, pesanti disagi, e vedete anche nella seconda foto il secondo mezzo coinvolto nello schianto. Questa mattina in regia abbiamo Matteo Berto, col suo aiuto diamo un'occhiata alle aperture dei quotidiani che troviamo in edicola. Il quotidiano Alto Adige dedica la sua apertura alla tragedia che si è consumata 30 anni fa, stava tra dolore e memoria, una tragedia che uccise 268 persone e che cambiò completamente il volto di questa parte della regione. La cronaca cura del Corriere dell'Alto Adige, Brenner com riassetto sospeso, il Tribunale accoglie il ricorso sulla delibera del Consiglio di Amministrazione. Compaccer dice: siamo soddisfatti. La cronaca in lingua tedesca, cura del quotidiano Dolomiti, nell'apertura dedicata alle aspettative di vita degli altoatesini, si vive sempre di più in provincia di Bolzano, sia uomini sia donne allungano la loro vita. Vedete il quotidiano Dolomiti dedica spazio ai fulmini e ai temporali che ieri hanno interessato alcune zone della provincia di Bolzano. Come detto, si attendono temporali anche nel tardo pomeriggio di oggi. La cronaca cura il quotidiano Tageszeitung. Un passo indietro: nel 1991 Mongoelfo accolse oltre 360 profughi che arrivavano dall'Albania. Parla l'allora primo cittadino Josef Pal e conferma che l'Alto Adige è una terra di accoglienza. La cronaca a livello nazionale e internazionale con il Corriere della Sera: scontri e blocchi per respingere i bus dei profughi accade a Roma e accade a Treviso, battaglia tra polizia, Casa Pound e centri sociali. Per quanto riguarda la Grecia, l'Europa e la crisi Atene colpita dagli incendi, rimpasto per quanto riguarda il governo, rimpasto di Tsipras via i dissidenti, sì intanto da parte del Parlamento germanico ai nuovi aiuti. L'anticorruzione e i dati dei comuni, alcuni sono senza gara fino al 97% degli appalti, Catanzaro nomina il legale per frenare i curiosoni, tutto sembra un film degli anni 60. La cronaca cura del Sole 24 Ore: Grecia, sì al prestito ponte e via libera del Bundestag. Berlino approva gli aiuti, ma 60 ribelli della CDU votano no. L'Unione Europea sblocca il finanziamento da oltre 7 miliardi di euro. Tsipras vara il rimpasto di governo. Torniamo alla cronaca dalla provincia di Bolzano con la prima pagina del Corriere dell'Alto Adige. Oltre a Brennercom, l'ormai noto caso Brennercom, con lo stop arrivato dal tribunale e la soddisfazione da parte di Palazzo Widmann, ci si occupa dei problemi di denaro della SVP, allarme conti, i revisori negano la certificazione, stella alpina in rosso. Fu presidente dell'Unione Generela, lutto nelle vallate ladine e non solo, in tutta la provincia di Bolzano per la morte di Ilda Pizzinini, la cosiddetta nonna ladina, si è spenta a 80 anni. Ordinanze anti-elemosina, la politica rimane divisa dopo le critiche che arrivano dalla Caritas. Benco,
cresce la richiesta per avere il voto palese. Progetto sul Kaufhaus, tutto questo accade in consiglio comunale. E poi l'incidente di ieri alle porte di Bolzano, inseguimento nella notte, agenti feriti, SUV sperona la polizia, un minorenne è scappato, poi è stato individuato, i due passeggeri inizialmente arrestati sono già stati messi in libertà. La cronaca, allora andiamo a vedere il dettaglio. Il dettaglio: assetto Brenner con delibera sospesa, la provincia plaude, riassetto fermato, udienza di merito il 31 luglio. Abbiamo sentito in apertura la soddisfazione da parte di Palazzo Widmann e soprattutto da parte del governatore Compacer. A22, bus tedesco carico di studenti si incendia, tutti illesi. Tutto questo è accaduto all'altezza del valico di confine. Andiamo a vedere il dettaglio delle notizie a carattere economico. Fusione tra Sele e azienda energetica, via libera condizionato. L'antitrust dice metano, la NewCo dovrà cedere il 30% del mercato, Selgas e Selgasnet. La cessione adesso è comunque in vista. 95% è la quota della fusione tra Sele e azienda energetica nel ramo gas. Lasciamo il Corriere dell'Alto Adige, andiamo a vedere il dettaglio del quotidiano Alto Adige, la prima pagina, poi le notizie all'interno, un inserto di 16 pagine che trovate oggi in edicola insieme all'Alto Adige dedicato a Stava, ci si occupa anche dell'inseguimento e dello speronamento ieri notte a Bolzano con un minorenne alla guida di un SUV inseguito dopo la fuga, è stato arrestato, la classica bravata che rischia di essere pagata molto molto cara. Grande festa ieri in Val Fiscalina per l'arrivo del presidente emerito Giorgio Napolitano, una tradizione ormai che si ripete ogni anno, arrivo insieme alla moglie. Artigiani, Corarati, il numero uno di artigiani Alto Adige, dice: gli italiani sono stanchi di fare i vice, tanta ancora l'economia a colpi di proporzionale, la politica manca di coraggio. 600 in preghiera per la fine del Ramadan, festa per l'Islam altoatesino. E poi il grido di dolore di Corso Italia, la via abbandonata, i negozianti dicono restiamo in pochi, qui ormai è un deserto. I dettagli delle notizie, l'abbiamo vista poco fa, la notizia dello speronamento, inseguimento prima, ieri a Bolzano, le porte di Bolzano, due gli agenti feriti. Sempre per la cronaca è tornato il presidente Napolitano, torna in ferie nelle Dolomiti, il presidente emerito è arrivato ieri in treno a Bolzano e in auto poi ha raggiunto la Val Fiscalina, si tratterrà ben 3 settimane. L'inserto del quotidiano Alto Adige: Stava, dolore e memoria, una colata di fango spazzò una intera valle e spazzò via soprattutto la vita di 268 persone, tutto questo per errori compiuti dagli uomini. Il mostro di fango che cambiò la storia. La tragedia è stata il nostro 11 settembre, la fine del Trentino, come era una volta. C'è un unico modo per dire mai più, continuare a coltivare la memoria di quanto accaduto quel terribile giorno. Lasciamo la cronaca in lingua italiana, passiamo alla cronaca in lingua tedesca, a cura del quotidiano Dolomiten. Ci si occupa di Stella Alpina, clausura per il partito di Via Brennero, problemi economici, ma si guarda al futuro con una serie di nuovi progetti. Sempre per la cronaca, l'arrivo del presidente emerito Napolitano con la moglie ieri in Val Fiscalina, accolto con una grande festa. Il bilancio delle aspettative di vita in provincia di Bolzano, sappiamo ci sono buone notizie. Si vive sempre di più, sia per quanto riguarda gli uomini, sia per quanto riguarda le donne. Ancora con la cronaca, anche il Dolomiten dedica spazio alla tragedia di Stava, 30 anni fa, il lutto che ha colpito l'intera regione. Andiamo ancora con il Dolomiten, la pagina della salute, ci si occupa di alimentazione, noi siamo quello che mangiamo, la pagina curata come sempre da Cristina Tomasi, una serie di consigli da seguire. La fusione tra Selle e azienda energetica, sappiamo una serie di adempimenti, ci sono dei condizionamenti, ma tutto sembra procedere sulla strada migliore. Ancora con la cronaca per quanto riguarda il progetto Benco, sappiamo continua la discussione anche fuori dalle aule ufficiali. E per quanto riguarda la cronaca nera, il quotidiano Dolomiten dedica spazio all'inseguimento e allo speronamento di ieri notte a Bolzano. Grande festa ieri in Piazza Walter per una manifestazione dedicata al valzer.
è tutto anche per la cronaca in lingua tedesca. Come sempre, qualche istante di pausa e poi andiamo a vedere il dettaglio delle previsioni meteo per la giornata di oggi e per l'intero fine settimana. Giorno che nacque l'idea dei teneroni. Devo correre a preparare il pranzo. Ti do un'idea da maestri, beh. Buon prosciutto cotto a casa Modena. Ingredienti semplici e genuini e un piccolo tocco per esaltarne il sapore. Ci mettiamo anche tanto tenerezza? Beh, ma allora li chiamiamo teneroni. Buoni per i bambini, buoni per tutta la famiglia. Che buoni! Più che buoni! Teneroni! Teneroni di casa Modena. Maestri nei salumi. La prima immagine oggi ci porta vicino a Bolzano, siamo sull'altopiano di San Genesio, la vista è sulla conca che ospita il capoluogo. Andiamo a vedere quello che accade invece a Val Pusteria, altra suggestiva immagine sulla conca che questa volta ospita la città di Brunico, classico mare di nuvole nelle prime ore della mattinata. Andiamo a vedere quello che accade all'imbocco della Val Venosta, siamo alle porte dell'abitato di Foresta e come sempre diamo un ultimo sguardo in direzione della città di Merano. La collaborazione con gli esperti meteo della provincia anche oggi ci permette di dare un'occhiata alle immagini che arrivano in diretta dal satellite, vedete cielo sgombro da nuvole, si attendono temporali nel tardo pomeriggio. La grafica per capire il dettaglio di questa giornata, andiamo a vedere alternanza di sole e nuvole soprattutto nella seconda parte di questo sabato, temporali come detto attesi, temperature massime in linea con la giornata di ieri. E allora io vi ricordo che gli aggiornamenti sono a vostra disposizione su Facebook, Alto Adige Meteo, e all'interno del nostro sito internet nella sezione riservata alla Mediateca Online. Anche oggi alcuni appuntamenti da non perdere, edizione 2015 per il secondo giorno della festa di San Candido e sempre oggi in Val Badia Gather Sound per gli amanti della musica. Ancora oggi edizione 2015 della Corsa del Lago di Resia. Per il 24 di luglio da non perdere i Mainfeld in concerto a Castelrotto per la manifestazione Forst 1857 a Petur. Sempre per la stessa manifestazione il giorno dopo i Mainfeld sono in concerto nella via centrale di Naturno. Vi ricordo il nostro indirizzo internet, il nostro sito internet www.video33.it, potete rivedere questa rassegna stampa, le varie edizioni dei nostri tre giornali, all'interno della Mediateca Online i principali contributi filmati andati in onda nelle ultime ore come sempre, aggiornamenti meteo in tempo reale, potete seguirci in streaming e avete a vostra disposizione anche una rassegna stampa in breve. www.goinfo.it, lo avete visto nel corso del nostro telegiornale, aggiornamenti 24 ore su 24 per rimanere informati riguardo tutto quello che accade in provincia di Bolzano. Io vi ricordo che anche oggi sabato alle ore 13 e alle ore 19 tornano puntuali le edizioni dei nostri telegiornali. Vi ringrazio per aver scelto l'informazione di Video 33. Vi auguro un buon proseguimento di giornata e un buon fine settimana. Irrefrenabile in ogni esternazione di gioia, entusiasmo e voglia di fare, sarà una giornata lunghissima, eppure il tuo entusiasmo non sarà mai calante. Toro, quello che ti viene richiesto oggi è la disponibilità all'ascolto, soprattutto in amore oggi dovrai fare forse un passo indietro ad allentare la corda. Gemelli, Mercurio ti invita a dosare, forse arriverà oggi quella svolta che tanto hai aspettato e a cui ormai non pensavi neanche più. Cancro, tutta l'energia che senti va alimentata, altrimenti non durerà. Oggi dovrai fare qualcosa per prenderti cura del tuo corpo e della tua agilità. Leone, intimo e amorevole, l'amore oggi è complicità e intesa. Cercarsi per ritrovare l'altra metà e sentirsi completi. Plutone porta grande armonia, intimità, unione. Vergine, sentirai il bisogno di compiere un gesto semplice ma sentito e di sicuro impatto. Manda dei fiori alla persona amata o corteggiata, sorprendila. Bilancia, ogni idea proposta, progetto, avrai come la sensazione che a priori non venga neanche presa in considerazione. Ne sarai abbastanza irritato. Scorpione, abituato a capeggiare, ad importi con un filo di prepotenza, oggi il non riuscire a spuntarla ti farà saltare su tutte le furie. Sagittario, sceglierai finalmente di farti un regalo, forse già in pausa pranzo. Un massaggio total body per un total relax che non guasta mai.
Capricorno, Venere e Marte ti regalano un giorno di grande intesa sessuale, ma appena messo il piede fuori dal letto, ogni gesto sarà motivo di discussione. Acquario, oggi Venere protegge le scelte coraggiose, sentite, i progetti. Un figlio, una casa, un matrimonio, una convivenza. The time is now. Pesci, oggi riscoprirei il potere del lavoro in team, della squadra, dell'unione che fa la forza. Mercurio ti invita alla collaborazione su qualsiasi fronte.